l'infermiera o l'ostetrica, non so chi fosse. A un certo punto ha detto a me: se vuoi puoi tagliare il cordone. Io mi sono girato verso il sole, mi sono rigirato e ho detto: no, Giovanni, per favore fallo tu. Io mi prendo il primato di riuscire ad addormentarla. Con la mia ninna nanna, lei in poco tempo si addormenta. Nessuno ci impedisce di ritornare in Italia, ma ad una condizione che io, non essendo il papà biologico, non avrei nessun diritto su mia figlia. Il problema non sta nel popolo, ma sta chi ci dirige, chi vi dirige. Noi ci siamo conosciuti qui a Londra e veniamo fuori tutte e due da due relazioni. Lui era sposato, separato, divorziato, io invece fuori da una relazione lunghissima con una ragazza. Io sono arrivato 10 anni fa, non conoscevo nessuno ed è stato un caso. Ci siamo conosciuti semplicemente alla fermata dell'autobus. Parlavo pochissimo inglese e appena ho sentito più che altro un italiano, ovvero lui, che parlava al cellulare con qualcuno. Mi sono fiondata addosso e ho detto: ma sei italiano? Per me è stato proprio come vedere l'acqua nel deserto. Da lì, insomma, è nata prima una chiacchiera, un'amicizia e poi tutto il resto. Ma qui è praticamente un altro mondo, nel senso che nel nostro cortile c'è una coppia di uomini con un bambino, c'è una coppia di donne sue clienti che hanno un bambino. Non noti la differenza, non ti senti inadeguato e alcune problematiche nemmeno te le poni. Come E essere quindi, eterosessuale in Italia, stessa cosa. che poi non mi piace parlare di disuguaglianza, semplicemente vivere alla luce del sole, stop, vivere. Siamo persone, in primis. Lei è arrivata perché l'abbiamo voluta, cioè da anni che noi pensiamo di avere un figlio, che non è né un obiettivo né uno scopo, è proprio un sogno. Siamo diventate amiche di questa ragazza, giovanissima di 31 anni, lei e il marito. Anche un bimbo di 7 anni e quindi abbiamo raccontato con la nostra storia. Abbiamo detto che più che affidarci totalmente a una clinica per madri surrogate, volevamo conoscere la mamma. Perché è importante per lei, come per tutti gli altri bambini, sapere da dove si viene, dalle origini. Ma anche perché per me la questione medica è importantissima, quindi io lo so in primis che se dovesse succedere qualcosa e ha bisogno anche di una trasfusione di sangue, io devo necessariamente sapere dove posso andare. Venivamo da un periodo bruttissimo. Cosimo ha perso il papà, a distanza di un mese ho perso mia mamma. Poi, 2 settimane dopo, lei si è offerta, ci ha chiesto se volevamo ancora creare questa famiglia. Sì, perché lei ha detto: dai, facciamolo. C'è da dire che loro non volevano altri figli. Noi ci vediamo, ci sentiamo, loro sono tornati da noi 2 settimane fa, noi siamo andati un mese fa. Eravamo in sala parto, l'infermiera o l'ostetrica, non so chi fosse, a un certo punto ha detto a me: se vuoi puoi tagliare il cordone. Io mi sono girato verso il sole, mi sono rigirato e ho detto: no, Giovanni, per favore fallo tu. Quindi lui ha avuto pure la possibilità di tagliare il cordone. Cosa che non ho potuto fare con i miei 2 figli precedenti, quindi è stata una rivincita. Il nome lo abbiamo deciso insieme il giorno che stavamo andando in ospedale. Perché Sì. avevamo, sì, Avevamo altri precedentemente. nomi, che io non ero disposto a mettere il nome che aveva scelto lui, idem lui, e poi non so, è venuto fuori così e tutti e due ho detto: wow, bellissimo. Abbiamo delle occhiaie, veramente la stanchezza si fa sentire perché vogliamo occuparci in toto di lei. Io ho un'attività qui a Londra, un piccolo localino. Adesso lo apro solo 3 giorni a settimana per poter passare più tempo possibile con lei. Purtroppo, essendo lontani, essendo da soli, siamo io e lui, lui e me, non abbiamo aiuto di nessuno. Io mi prendo il primato di riuscire ad addormentarla. Con la mia ninna nanna, lei in poco tempo si addormenta. Però sono più le volte che dorme lui la notte con lei che io, anche perché io poi la mattina mi devo alzare a lavorare. E lui praticamente lavora la sera e quindi fortunatamente riusciamo a dividerci le nostre ore di bellissimo lavoro. Parte della mia famiglia vive a Milano, sono anche un insegnante in Italia, io che insegno a scuola e avevo anche una proposta lavorativa a Torino in uno studio di architettura. Quindi sì, era desiderio sapere che come succedeva fino a 4 mesi fa,
noi volendo potevamo andare in Italia, vivere in Italia in qualunque momento noi avessimo preso questa decisione. Nessuno ci impedisce di ritornare in Italia, ma ad una condizione, che io, non essendo il papà biologico, non avrei nessun diritto su mia figlia. Non potrei neanche andarla a prendere a scuola, se non con una delega, e portarla a un corso di danza, o peggio, dovesse succedere qualcosa, si fa male a un braccino, va in ospedale, non potrei neanche andarla a trovare, non potrei neanche chiedere informazioni. Lo trovo ingiusto. Vogliamo solo i diritti nostri e per la nostra bambina. Sono rimasto sorpreso nel vedere un cambiamento in Italia. Il problema non sta nel popolo, ma sta chi ci dirige, chi vi dirige. Penso solo che siamo tornati indietro di almeno 80-90 anni ed è terribile.